Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicchie, bentornati qua su Ark Survival Evolved nella mappa Lost Island. Come sempre ragazzi, vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare più di un link che vi permette di comprare questo gioco qui e anche tanti altri. Poi vi ricordo anche che in descrizione ci stanno i miei social e vi ricordo anche raga che se vi iscrivete al canale, se vi iscrivete, ricordatevi di attivare la campanellina, altrimenti non ricevete le notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video. Allora ragazzi, dunque sono andato un po' a raccogliere della pietra, l'ho messa a casa nel caso dovesse servire. Poi sono salito di livello, ho già speso il punto su Tempra. Tempra è quella cosa che ci permette di resistere di più a freddo e caldo. E come potete notare ci abbiamo 200 punti che potrei spendere. Siamo saliti in pratica attualmente a livello 42 e come potete notare adesso ho iniziato a sbloccare i primi pezzi della serra. Però a dire la verità a me al momento non interessa la serra perché come avete visto l'orto anche senza le pareti adatte, anche senza la produzione che non è a 300 per, mi basta e mi avanza, insomma. Sto bene così, insomma. Allora, però abbiamo tanti punti, dunque sblocchiamo le munizioni per il fucile. Il fucile l'avevamo già sbloccato. Poi c'ho da sbloccare qualcos'altro. Ah, la tagliola grande la sblocchiamo, questa poi in futuro servirà. Non ora, ma in futuro sì. E vediamo un po' che altro possiamo sbloccare, perché oggi in pratica vorrei andare a catturare, se è possibile, magari i Velociraptor. Perché giustamente ho pensato, sono andato a prendere la Gentavis, ma la Gentavis non la posso usare, tanto vale che vado a cercare qualcosa che posso usare. Allora sblocchiamo anche i vestiti in pelle. Questi serviranno questi dove fa freddo, ovviamente, quindi li vado a sbloccare, sono importantissimi. E che altro c'è da sbloccare? Vediamo. Beh, ovviamente la sella per il Raptor. E credo che per ora va più che bene così. Volevo fare poi un'altra piccola cosa, ragazzi. Ah, sblocchiamo anche la scalinata di legno, in futuro mi potrebbe servire. Vorrei fare anche un'altra cosa, siccome ogni volta devo venire qua fuori per bere, ho pensato, ma perché non metto qualcosa dentro casa per bere? Quindi in pratica andiamo velocemente, non ci vuole neanche tanto tempo. Velocemente io andrei a fare una cosa, se chiaramente riesco a trovare... Ma il tubo per l'irrigazione dove si faceva, raga? Non mi ricordo più. Ah, eccolo. Mi serve il tubo verticale. Non l'ho sbloccato il tubo verticale. Verticale. Tubo irrigazione pietra verticale. Allora, ne faccio uno. E poi andiamo a fare anche uno di questo. Crafta. È uno di quello flessibile. Così possiamo bere direttamente da dentro casa, ragazzi. Allora il tubo verticale lo vado a piazzare. Il tubo verticale è... cavolo, mi viene proprio in basso. L'unico difetto è che mi viene proprio basso, basso, basso. O lo metto così, anche se così è poco bello. Va bene. Oh, purtroppo sapete che sto gioco a piazzare le cose bene non riesce mai. E in pratica io da qua posso poi bere. Però ovviamente non è pronto, dobbiamo fare il collegamento. Dobbiamo fare questo. Ok, e mo io dovrei avere l'acqua dentro casa, così posso bere direttamente da qua. Bevi acqua. Oltretutto, in teoria si poteva aprire l'inventario. Raccogli, no, vabbè, a me basta per bere, a me basta per bere. Ah, un'altra cosa ragazzi, facciamo anche il cambio dell'otre. L'otre si svuota nel tempo, perde capacità. Forse che adesso possiamo fare il barattolo dell'acqua.
Lo possiamo fare perché abbiamo trovato il cristallo. Però mi manca la pasta cementizia. Mi mancano 7 pezzi di pasta cementizia. Ok. Andiamo a creare, ragazzi, il barattolo, che il barattolo ci aiuta perché non perde l'acqua e c'ha doppia capacità in confronto all'otre. Ok, sto a perdere un po' di tempo perché è notte, raga. Sto a perdere al momento un po' di tempo anche perché è notte. C'è buio, tra un po' farà giorno. Allora, questo c'ha doppia capacità dell'acqua. A posto. Allora, va bene, partiamo e andiamo a cercare magari un raptor. Io mi sono preparato 4 bole e arco e frecce con i narcotici. Facciamo una cosa. Per non viaggiare troppo pesante, molliamo questi. Alla fine non mi serve trasportare così tanta roba. Direi proprio di no. Viaggiamo leggeri, anche perché se ci muoio non perdo tutto. Anche se a dire la verità non mi va di perdere il pteranodonte. Allora, mettiamo gamma, se no qui non si vede niente. Attiviamo il nostro binocolo speciale. Che con questo sicuramente i raptor li vedo con molta più facilità, altrimenti ci perdiamo una vita a trovarli. Almeno con questo dovrebbe essere molto più semplice trovarli. Ah, dobbiamo ovviamente rimanere. Dobbiamo stare attenti perché da ste parti c'era anche il giganotosauro. Si potrebbe proprio dire che è il dinosauro più pericoloso del gioco. Il problema dei ra... Eccoli i raptor. Il problema dei raptor... Oh no. Sono raptor o non sono raptor quelli? Cacchio so. Ah sì, raptor. Il problema dei raptor è che per l'appunto vanno sempre in giro a coppia. O a coppia o tre. E io là sotto vedo almeno 2 raptor. Magari devo provare ad ammazzarne uno. Allora, questo è quello buono. L'altro raptor a dove sta? Ah, l'altro è là sotto, cavolo. Ok, intanto che si allontana. Se riesco ad ammazzarlo, bene. Ho ammazzato il raptor quello scarso, così mi lascio il raptor buono, buono, non buono ovviamente che è buono, buono da addomesticare ovviamente. Che fine ha fatto il raptor di livello 60? Ok ragazzi, ho trovato altri raptor. Quello lì di livello 60 non so che fine ha fatto, ma qua ce n'è uno di livello 140. C'è anche quello di livello 20. E c'è anche un brontosauro, porca miseria, in zona. Ai 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 ai. La parte complicata è che mi devo portare il raptor lontano dai guai. Là sotto poi è pieno anche di altri brutti animali. Il trodonte poi è molto pericoloso per me. Mi butta giù dalla sella, diventa molto pericoloso. Oh, 3 raptor in tutto, cavolo. 3 raptor. Ok, raga, mi metto un attimo qua. Là sotto c'è un raptor, ma devo attirarlo. E speriamo che non vengano gli altri, che ce n'è parecchi di raptor qua sotto. Mo' dipende dove è andato. Ma che non ne ho fortuna. Dove se ne andiamo? Eccolo, eccolo! Dai, dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, perfetto. Speriamo che viene solo lui. Preso, speriamo che non ne vengano altri. Oh, dai, è bello. No, cavolo, l'ho colpito dopo. Ok, va bene.
L'ho colpito quando già si addor quando si era già addormentato, cavolo. Che cacchio è quel coso? Allora, proviamo ad addomesticarlo. Ovviamente mi serve della carne per addomesticarlo. Vabbè, non importa, tanto di per sé non era neanche di livello molto alto. Livello 60. E più avanti ci sono altri raptor. Più avanti ce ne sono degli altri. E là ci stanno i raptor pure, cavolo. Raptor 100. Allora, abbiamo preso un raptor. Ovviamente ce n'è tanti. Mi piacerebbe prenderne più di uno, ovviamente. Famo una cosa, raga. Famo una cosa. Portiamo il raptor lontano dagli altri raptor, perché una volta che addomestichiamo un animale, beh, una volta che l'animale è nostro, gli altri raptor litigano con lui, quindi vorrei evitare che se lo magnano. Vorrei provare a prendere altri raptor. Ovviamente, dato che le frecce ce le ho, cioè, quelli sono di bellissimo livello. Il problema è che una volta che ne parte uno, mi segue pure l'altro. E non mi posso occupare di tutti e due in contemporanea. Ci vorrebbe che uno muore e l'altro me lo tengo. Ma come faccio visto che vanno in giro a coppia? Se si separassero, riuscirei a prenderli uno per volta. Ma siccome vanno in giro a coppia, rimane un bel problema. O se magari potevo aggrapparne uno e allontanarlo, ma non credo che posso farlo. Ci posso provare. Posso provare ad afferrarne uno, vediamo. No, no, mi pare. Oddio, quanti ce n'è qui di Raptor. Porca miseria. È impossibile separarli, oh, non ci si riesce proprio. More, vai, uno è morto. Ok. Il livello 55 è morto, va, porca miseria, va. Me la sono rischiata, ma ce l'ho fatta. Almeno uno ci ho schiattato. Almeno quello giusto. Ovviamente ho ferito purtroppo quello di livello 100. Però, quantomeno, mo, quello di livello 100 non c'ha più amici. Me lo posso prendere. Ehi, allontanati dal mio raptor, va, levate. Ok, veloce, veloce, Nick, veloce, veloce, veloce. Forse vieni qua, cipollino. Lascia stare l'uccellino. Eccolo. No, porca miseria! Ok, no! No, maledetto! Cacchio! Oh, bene! Non c'ho manco un pezzo di carne con me. Vieni qua! Ma che cammini pure! Ora voli, strunz! Mi sta a far impazzire st'uccellaccio. Veloce, vai, vai, che il livello 100 lo voglio. Che fa, vola, mo'.
ma te stai fermo, li mortacci tu, ah? Me ce devo impazzire io. Ma sono fatto il culetto per pigliare sto raptor. 3 ore, oh, alleluia. I mortacci tu, mi ha fatto fare una fatica per addomesticarti. Ne abbiamo 2, raga. Mamma mia, quanto è stato difficile prendere questo. Se la fanno sempre insieme, se la fanno. Ok, livello 140. Aspetta se me lo allontano in tempo. Eh no, anche il livello 20 già mi sta venendo qua. Sta venendo anche il livello 20. No, 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 dai, dai, dai. Dai. Anzi, andiamo ad ammazzare quello solo. Andiamo ad ammazzare quello solo. Vieni qua. Ottimo. È ottimo le banane? No, può essere ancora fattibile. Oh, dov'è il raptor? No, è morto! What the fuck? È morto! Beh, anche qualcosa è quasi... Eh beh, 130. Beh, sto coso pure lui era mezzo morto, quindi a sto punto... Aspetta. Ah, cavolo, a me che non mi sono portato l'ascia. Beh, non importa, allora. Aspetta, comunque ancora c'è una buona notizia, raga. È rimasto il livello 85, mi pare. Oh, quanto cacchio di carne c'ha questo? C'è ancora il livello 85 vivo, però. Me lo devo portare dietro. È meglio di niente. Purtroppo il 140 è morto. Ma ancora abbiamo la possibilità. No, ce n'è più. No, ce n'è 2 raptor, cavolo, non ce n'è. Quanti caspita ce n'è? No, ce n'è un botto di raptor ancora. Vabbè, raga, oh, sapete che vi dico? Mi sa che è meglio che torniamo indietro, va? Perché comunque devo trovare il modo di portarmi via i 2 raptor. Non è che è facile. Mi sa che è meglio non rischiare più di tanto. Va, almeno 2 ce li abbiamo. Magari saremo un po' più fortunati un'altra volta. Ma è meglio non rischiare. Allora, da che parte si trova casa, va? Ah, casa... Oh, casa è dritta per de là. Cacchio. Vabbè. Andiamo per di qua. Mi serve una zona più tranquilla, che qua sotto è troppo movimentata. Oh, alleluia, raga. Penso che... Non me la voglio cantare presto, ma direi che... Direi che siamo riusciti a portarli a casa in qualche modo sani e salvi. Che postaccio! Ma la so vista... Me la so vista brutta. No, mo seguite me. Ok, allora mi serve la sella... di raptor. Peccato non siamo riusciti a prendere un raptor in più, perché con 3-4 raptor poi uno diventava tipo alfa, quindi diventava potente. Ma purtroppo, e che te do? Te do danno, dai. Ok. Allora, a chi la do la sella? Vabbè, tu sei livello 149, te la do a te la sella. Ah, seguimi! Mamma mia, raga, che faticaccia, ma ci siamo in qualche modo finalmente riusciti a prendere
ben due raptor. Allora, chiaramente, beh, i raptor sono mostruosi. Oltretutto adesso vi faccio vedere quello che per fortuna non hanno fatto a me. Quello che per fortuna non hanno fatto a me, guardate qua. Beh, tecnicamente doveva bloccarlo a terra. Tecnicamente doveva bloccarlo a terra, non l'ha fatto. Magari non riesce sempre. Proviamo con questo. Boh, non lo blocca. Andiamo, 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 andale, andale, andale. Magniamoselo. Sono una cosa micidiale il raptor. Il raptor, raga, sono micidiali. Il raptor, raga, sono micidiali. Sarebbe stato bello averne altri due. Uno, due. Magari in futuro riusciamo a prenderne un altro. O anche due. E che, come avete visto, stanno sempre a coppia o tre. Cioè, è proprio difficile. È proprio difficile riuscire a cioè, se è da solo è facilissimo da catturare il raptor. Però quando non è solo è complicato. Prendilo! Va bene. Torniamo indietro. Va, purtroppo non ho molto tempo, dato che ci ho messo una mezz'oretta per prendere sti due. Per ora va bene. Ci aiutano pure a fare esperienza. Per ora va bene così. Mo li vado a parcheggiare e poi magari vediamo successivamente. Ragazzi, vado a concludere questo gameplay. Spero vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci trovate più di un link che vi permette di comprare questo gioco qui, raga. E niente, ci si becca quindi presto, ragazzi. Vi salutiamo, ciao, alla prossima. Ecco, saluto con la cacca, lui saluta. Ciao, ragazzi.